è certamente la prua più famosa di tutti i tempi. E purtroppo, dopo essere affondata 112 anni fa, continua a perdere pezzi nell'Oceano Atlantico. Stiamo parlando ovviamente del Titanic, il transatlantico naufragato il 15 aprile del 1912 e in particolare della ringhiera dove si svolgeva la scena più romantica del film di James Cameron del 1997 e forse dell'intera storia del cinema. Ti fidi di me? Mi fido di te. Sto volando! Jack! La società che detiene i diritti di recupero del relitto del Titanic ha pubblicato queste immagini che testimoniano il collasso di una porzione della suggestiva balaustra. In compenso, una statua in bronzo ospitata nella nave, la Diana di Versailles, che si temeva persa per sempre, è stata fortunatamente recuperata. Passano i decenni, ormai addirittura i secoli, ma il fascino del Titanic resta intatto e continua a farci sognare un amore impossibile aggrappato a una ringhiera che supera ogni onda.